Bari abbiamo fondato questa associazione circa un anno fa, a giugno 2009, ed è nata come un'idea di un gruppo di amici che volevano incontrarsi e discutere delle tematiche dell'architettura in generale, e quindi poi ci siamo dati questa forma di associazione. E ci vediamo abbastanza di frequente e in un anno e mezzo di attività abbiamo organizzato alcuni eventi che hanno avuto, diciamo, un'uscita più divulgativa, finalizzata alla conoscenza del ruolo dell'architetto all'interno della società, della città moderna, e altri eventi più specialistici dedicati soltanto ai tecnici, quindi architetti e ingegneri. Di recente abbiamo fatto un convegno che ha avuto anche un'importanza notevole per la presenza, abbiamo avuto circa 700 presenze, ed era sull'architettura e la struttura, ovvero come le nuove norme tecniche hanno influenzato, quindi le norme sulla sismica, hanno influenzato la progettazione architettonica, quindi un punto di vista di queste norme nuovo, nel senso che l'abbiamo rivisitata attraverso il progetto architettonico. E in futuro per quest'anno abbiamo previsto alcune attività, tra cui il rapporto tra architettura e arte, e metteremo in scena delle performance artistiche che sono viste come installazioni potenziali per l'arredo urbano attraverso degli artisti di fama nazionale, ma anche facendoli dialogare con degli artisti locali. E poi c'è un altro progetto che prevede la revisione e il progetto, la rappresentazione dell'architettura e il paesaggio pugliese attraverso la fotografia, attraverso il cinema e attraverso i progetti di architettura. Questi due eventi avranno un'uscita, in parte un'uscita tecnica, quindi una conferenza volta agli specialisti, e poi un'uscita più divulgativa, quindi come alcune attività che abbiamo fatto l'anno scorso, ovvero aprendo ad un pubblico più vasto e facendo capire con delle performance musicali che mettono insieme arte, architettura e musica, per esempio, sempre qual è il ruolo dell'architetto, quindi lanciando di volta in volta dei piccoli messaggi su un pubblico più vasto. Grazie.